Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come collegare un citofono semplice. Adesso vediamo la parte interna del citofono che comprende la parte auricolare. Allora, dopo aver passato i cavi, abbiamo all'interno della portante due cavi di alimentazione a 24 volte alternata e due cavi di comunicazione che vanno direttamente all'esterno per il citofono. Vediamo come collegarlo. Al di sotto delle connessioni abbiamo i primi due vengono collegati all'alimentazione dei 24 volt e poi l'altro invece il segnale, i due successivi. Per convenzione, per comodità di questa abitazione, abbiamo anche inserito un interruttore on-off per poter disabilitare il nostro citofono per quando uno non vuole la sua funzionalità. Vediamo adesso, andiamo a collegare, una volta preparato il tutto, colleghiamo le due parti attive, che sono le alimentazioni più e meno. Dopodiché andiamo al segnale, al collegamento del segnale. Adesso andiamo a vedere come il collegamento è stato fatto da più vicino. Perfetto, ok. Allora, adesso passiamo dalla zona esterna. Adesso il collegamento che viene effettuato sono i due di segnale. Ora possiamo chiudere il tutto. Questa è la parte esterna. Come si presenta montato il citofono all'interno con il relativo interruttore. La parte di alimentazione ed è questa qui, dove al di sotto viene collegata la parte attiva 220. Essendo un trasformatore, abbiamo l'uscita 224 corrente alternata, che sono i due fili rosso e bianco che abbiamo portato in prossimità dell'interruttore 1-0 e poi all'alimentazione del citofono. Dopo aver completamente chiuso con la cassetta e dato alimentazione, andiamo a provare il citofono. Andiamo ad accenderlo. Adesso lo proviamo. Come potete sentire, il citofono funziona perfettamente. Grazie per l'attenzione, alla prossima.